Questo che state per vedere è un reportage che è stato realizzato subito dopo quella tragedia incredibile che accadde in Abruzzo, cioè un pastore ammazzò e tentò di violentare tre ragazze che erano in gita sulla montagna. Questa cosa destò un enorme scandalo, diciamo, che varcò i confini nazionali, perché se ne parlò un po' in tutto il mondo di questo fatto, perché era probabilmente la storia del lupo che assalta le pecorelle. Una di queste ragazze si salvò fingendosi morta, e che cosa accadde? Accadde che improvvisamente ci rendemmo conto tutti quanti, stiamo parlando ormai di 12-13 anni fa, ci rendemmo conto tutti quanti che l'Italia si stava riempiendo di persone, di stranieri che venivano da noi a lavorare, a sostituire i giovani italiani che certi lavori non volevano più farli, e in particolare in Abruzzo, ma anche qui nelle nostre zone, i cosiddetti slavi, che poi in realtà non erano nemmeno slavi, perché spesso erano macedoni o erano albanesi, kosovari, che fieramente rifiutano di essere definiti degli slavi, non si considerano tali, venivano da noi per gestire le stalle, gli stazzi sulle montagne, non solo per fare i muratori o lavorare nei ristoranti. Allora, la regione Abruzzo a quell'epoca aveva intenzione di far venire fuori il fenomeno. Io non avevo mai fatto documentari, siccome però avevo un rapporto stretto con l'Abruzzo, avevamo con un gruppo di amici avevamo creato un festival a Tagliacozzo, il Tagliacozzo Film Festival, avevo fatto dei cortometraggi. Allora, parlando con l'allora assessore alla cultura della regione Abruzzo, La Barba, ci dicemmo facciamo un reportage, cioè andiamo sulla montagna, intervistiamo queste persone e le facciamo parlare, vediamo chi sono, guardiamole in faccia, no? E da questa piccola inchiesta poi nacque questo montaggio che vedete, che è un montaggio di interviste, non è un documentario nel senso, è più una cosa televisiva, sembra, no? Non ha nessun lavoro cinematografico dietro, ed ha un puro intento di, diciamo, conoscitivo e di denuncia di una condizione di vita inaccettabile. Ed è vero, poi da questo documentario, che dura una trentina di minuti, poi nacque l'idea di fare un film che io ho girato proprio all'Aquila, sul Gran Sasso, qualche anno dopo.